forse ci siamo. Buongiorno. Sto attendendo l'inizio della connessione. Buongiorno a tutti. Ci siamo, eh? Adesso controllo che sia tutto ok e poi partiamo. Aspetto i vostri commenti, i vostri ok. Che mi diate un feedback. Buongiorno a tutti, sono Vi sia trovato. E sono una pugile e questa mattina chi avrà voglia si allenerà con me. Cioè, ieri abbiamo riscontrato un pochettino di ritardo nell'arrivo dei commenti, per cui abbiate pazienza, io aspetto che eccoci qua. Buongiorno, il primo è Costantino. Buongiorno Costantino. Ok, per cui ci siamo. Adesso perfetto, ok, stanno arrivando anche Daniela, benissimo. Do il tempo un attimo a tutti di connettersi. Intanto vi chiedo una conferma, perché io sarò principalmente qui a parlare, anzi facciamo così che forse è meglio. Ok, sarò qui, però se sono a terra non mi si vede. Adesso sto facendo il test sulla posizione della telecamera, ragazzi. Ok, sono qui, così sono molto attaccata. Ecco, va bene, così queste sono delle altre prove tecniche che non ho fatto ieri. Ok, così si dovrebbe vedere. Forse alzo un po', ecco, vediamo se alzando un pochettino. Intanto mi dite se quando mi allontano si sente, anche se sono più distante. Ok, così non mi si vede, perfetto. Ottimo, sto facendo, abbiate pazienza, non vi voglio far impazzire. Allora, vediamo invece, più alto non funziona, magari più basso funziona. Io ho un bellissimo cavalletto. Ok, fra poco si comincia, ragazzi, abbiate fede. Così vedete me, non vedete la testa. Mannaggia. Vediamo come risolvere tutto. Tanto vedo che ci siete, si sente, ma ti si vede a metà. Ok, va bene. Adesso cerco di risolvere questa cosa, ragazzi. Abbiate pazienza un attimo. Ok, così si vede ma non si vede quando sono a terra. Non è il telefono, è il computer, ragazzi, per questo sono in questa situazione. Non sto usando il telefono, sto usando il computer, per cui mi viene difficile. Sì, si sente, perfetto, vabbè, mi fa piacere che tanto si senta. Ok. Si vede gli esercizi a terra, poi troveremo il modo di farli. Forse lo devo mettere semplicemente più distante. Va bene, in qualche modo ce la facciamo. Tienilo così, poi lo sposti quando sei a terra. Va bene. Ok, ragazzi. Allora, stavo dicendo, adesso abbiamo. Ecco, appunto, questi sono i miei cani che purtroppo non riesco a zittire completamente. Quindi abbiate pazienza, di solito sono abbastanza bravi, poi ve li presento. Allora, l'allenamento di oggi sarà un allenamento misto tra un allenamento, diciamo, in palestra normale, quello per cui siete già abituati, e l'allenamento di pugilato. Vale per tutti, nel senso che vi darò le opzioni per chiunque, a qualsiasi livello. O parto dal presupposto che siate tutti neofiti del pugilato. Se ci sono dei pugili,
fate tutto al meglio, insomma, non c'è bisogno che vi racconto, vi spiego molti dettagli. Prontissimi, perfetto. Allora, come ho detto, l'unica cosa che mi servirà oggi sono dei sovraccarichi, piccoli o grandi, a seconda della vostra preparazione. Io ho da parte. Senza fare pubblicità, ok. Questi sono sufficienti. Se volete, due bottiglie d'acqua. Se ne volete di più, in realtà ci sarà. Se volete caricare un po' di più, c'è un esercizio. Se volete caricare di più, io ho una kettle, ma qualsiasi altra cosa va bene. Ho visto che precedentemente avevate utilizzato uno zainetto con il quale mettere all'interno del quale mettere dei pesi. E quello va benissimo, è solo un esercizio che richiede in cui vi chiederò se è possibile di caricare un pochettino di più. E basta, ci siamo. Partiamo con il riscaldamento. Tutti pronti? Allora, io faccio partire i timer. Sono molto emozionata, devo essere sincera. Facciamo partire i timer e iniziamo a scaldarci. Allora, iniziamo a. Ecco, già qua non mi vedete più. Comunque, iniziamo sulle caviglie. Cerchiamo di girare le caviglie. Prima la destra, poi la sinistra. E passiamo alle ginocchia. Ok, facciamo delle rotazioni sulle ginocchia. Cambio giro dall'altra parte. Passiamo su e ok, passiamo al tronco, destra e sinistra, lavoriamo bene con gli obliqui e spingiamo bene verso il basso. Doppi. Ancora singolo. Adesso frontale, vado destra e sinistra. Tengo bene le anche rivolte verso davanti, arrivato Sonny. Le anche in avanti e giro soltanto il tronco. Doppio. E da qui faccio delle rotazioni in avanti, faccio dei bei cerchi, spingendo bene le anche. Vado da destra verso sinistra. E cambio dall'altro lato, da sinistra verso destra. Adesso spingo solo lateralmente, spingo bene le anche, le spingo dentro bene. Continuate, io provo a fare questo lavoro qui. Ok, spingo bene dentro. E poi avanti e indietro. Mano, gamba sinistra davanti alla gamba destra e mi sposto a destra e a sinistra, porto il peso a destra e a sinistra. La gamba dietro leggermente si sposta, si gira, una piccola torsione. Cambio gamba destra davanti alla sinistra, stessa cosa. Ok, guardo che cosa mi state scrivendo, vado benissimo, perfetto. Apro e chiudo, il palmo in avanti e indietro.
Adesso incrocio e apro. Cambio sempre sopra, sotto, sotto, sopra. Apro bene, eh? Riscaldiamo bene le spalle. E circonduzioni. Alternate delle braccia in avanti. E indietro. E insieme in avanti. Belli attivi. E indietro. Dico di sì, dico di sì e mi giro verso la sinistra e giro verso destra. Bene. Ancora verso destra. E adesso dico di no. Giro bene la testa. E adesso orecchio alla spalla. Piccole circonduzioni in avanti, complete. E dall'altra parte, andiamo indietro. Ok, a questo punto inizio a muovermi. Sto sulle punte bene. E alterno il peso a destra e a sinistra. Le braccia sono in alto, belle morbide. Saltello, saltello, cambio, piede destro avanti, punta destra e sinistra. E jumping jack, apro e chiudo, le mani sempre con le gambe insieme, apro e chiudo. Facciamo 10 squat. Allora, mi raccomando, sedere bello in fuori, schiena dritta, le ginocchia non troppo avanti, non le faccio andare in avanti. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, push up, piegamenti a terra, 5, vai, 1, 2, 3, 4, 5, di nuovo. 10 squat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai con i push up, 1, 2, 3, 4, 5 e torno su, jumping jack di nuovo. Continuate con i jumping jack, provo ad alzare solo un pochettino ancora. Eravamo con i jumping jack. Ci mettiamo in posizione di guardia. Cioè, piede sinistro avanti, piede destro indietro. Per tutti, destra e mancini, uguale. Ok? Ogni volta che vado avanti, allungo il braccio davanti. Ok? L'altra mano si chiude il pugno e sta attaccata allo zigomo. Bam, bam, bam. Allungo bene la traiettoria, va dal mento e torna al mento. Una linea dritta. Non passo dall'altezza del corpo, del tronco, eh? Avanti, bam, 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 bam. Cambio guardia. Piede destro avanti, mano sinistra allo zigomo. In avanti, bam, bam, bam,
Ritorno, sinistro avanti, mano destra su, montante. Ogni volta che vado in avanti, porto il gomito in avanti, cioè il pugno in avanti, il gomito piegato. Bam, bam. Immagino di colpire lo schermo del telefono, del computer che state guardando. Bam, bam. Alterno sempre il peso destra e sinistra. E la mano torna sempre al viso, Viso. Viso, 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 cambio, destro avanti, cambio, boom, 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 la spalla davanti, la spalla destra è vicino al mento, ogni volta che porto il colpo faccio toccare la spalla al mento, va, così è la visione di profilo, cambio, stessa cosa, aggancio, braccio a 90 gradi, ok? Vado più fino qua in avanti, non il mio mento, il mento più possibile avversario, per cui continuo, continuo i saltelli a destra e a sinistra, boom, boom, bam, bam, la mano torna al viso, boom, gomito alto, bam, 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 cambio, destra avanti, boom, 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 bam, 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 fuori l'aria bene, ogni volta che portate il colpo, e torno su, continuo a saltellare, controllo che vada tutto bene, ok, perfetto, allora, immaginiamo di avere una corda, anche se non l'abbiamo, 15 secondi, facciamo gli skip, tiriamo su bene le ginocchia, e 15 secondi invece se continuiamo con i saltellini così, ok? Lo facciamo un po' di volte, 4, 3, 2, 1, andiamo, su bene, immagino di saltare la corda, chi per caso avesse la corda la può prendere, ma non perdete tempo, sulle ginocchia, sulle ginocchia, cambio, normale, quindi salto la corda, immaginate proprio di averla, peso destra e sinistra, 3, 2, 1, su per le ginocchia, vai, 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 su bene, dai, dai, fate dei piccoli cerchi con le braccia e giù, gomiti, attaccati al tronco, e giro i polsi, saltare la corda non devo fare questo lavoro, devo semplicemente girare i polsi, lo rifacciamo ancora, 2, 1, vai, su bene, skip, oh, salto, 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 faccio coincidere il movimento delle braccia alle gambe, su, cambio, saltellini, salto la corda normalmente. Sonny si è messo in posa. Ancora 3, 2, 1 e vai sulle ginocchia. Vai bene? Vai, vai, vai. Cambio. Ok ragazzi, facciamo ancora due volte, ancora 5 secondi, 3 e andiamo sulle ginocchia, su bene, forza, i gomiti belli attaccati al tronco, 2, 1, cambio, abbiamo gli ultimi 40 secondi di lavoro, forza, non mollate. 5, 3, 2, 1, vai, ultimi 15 secondi di skip, belli su, belli attivi, forza. Vai, 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 su per le ginocchia, su, su, su. Cambio,
secondi. Vai, rimango sulle punte. Ancora non abbiamo proprio finito. 2, 1 e pausa. Ok ragazzi, come stiamo? Ok, allora, potete bere, recuperate pure, asciugatevi il sudore, il riscaldamento l'abbiamo finito, ok? Esatto, ognuno fa il suo ritmo ragazzi, ok? Io cerco di chiedervi il massimo, io faccio il massimo, ci sarà sicuramente qualcuno che riesce a fare meglio di me, ma magari non tutti riescono a stare dietro, ok? Allora, piccolo circuitino, bene, grazie Monica di questo, di tutto bene, ok, così almeno ho un feedback. Allora, il primo circuito dura 6 minuti, sono stazioni di 30 secondi, ok? Abbiamo sempre uno squat, ok? Squat, squat è quando vengo su, porto il diretto, quando vengo su porto il montante, richiamo. Cambieremo guardia, per cui faremo 30 secondi di diretti con il sinistro avanti, 30 secondi di diretti col destro avanti, eccetera, eccetera. Cambieremo tutti i 3 colpi nelle 2 guardie. Adesso faccio partire il timer. Ok, siamo pronti. Il primo, se ho il piede sinistro davanti, ok, e vado con il diretto sinistro. 2, 1, vado, squat, diretto, va. Con la mano tocco la caviglia davanti, va. In fuori bene sedere, come prima, quindi le ginocchia non vanno in avanti, mi raccomando. Cambio guardia, diretto. Cambio. Sinistra ancora avanti, vado giù, montante. Te lo faccio vedere in profilo. Boom, giù, boom, giù, boom, giù, boom, giù, boom, boom. Montante arriva al viso, non va più in alto, non serve. Boom. Cambio guardia, destra avanti, stessa cosa. Fuori sedere, su. Profilo. Altro profilo. La testa guarda in avanti, ragazzi, eh. Cambio, gancio, sinistro avanti, gancio sinistro, boom. Il gomito bello alto, eh? Gomito e pugno sono alla stessa altezza del nostro viso. Spalla fa battere contro il mento. Aria. E cambio guardia, stessa cosa con la mano davanti, la destra. Fari bene, la mano che non colpisce su bene il viso, eh? Sinistra avanti.
vado giù e uso il diretto destro, la mano dietro colpisce, va? Faccio una piccola torsione con la gamba dietro. Boom! Fuori viene l'aria, spingo. Spingo dal piede. Abbiamo fatto già il giro di boa, eh? Fuori bene, sedere, spingo. Cambio. Destro avanti e porto il diretto sinistro che sta dietro a questo punto. Fuori l'aria. Inspiro, fuori. La mano che non colpisce, vi ricordo, è sempre all'altezza del viso. Cambio. Piede sinistro avanti. Porto il montante destro. Piccola rotazione. Boom. Vado a colpire in avanti. Non verso di me, in avanti. Fuori bene l'aria. Cambio, piede destro avanti, montante sinistro. Forza, forza. Dai ragazzi, abbiamo quasi completato il quinto minuto. 3, 2, 1, cambiamo guardia, gamba sinistra avanti e gancio sinistro. Gancio destro, scusate. Faccio dietro, eh? Gomito bello alto. Faccio una torsione di tutto il lato destro del mio corpo. E vado a colpire sempre in avanti. Non mi colpisco in faccia. Avanti. Giù. Boom. Giù. Boom. Cambio piede destro avanti. Gancio sinistro. Mi tocca la gamba sinistra. La caviglia sinistra. E avanti. Boom. Bene. Su, dai, dai, dai. Sono gli ultimi 10 secondi. E l'ultimo. Ok. Tempo. Recuperate. Fate abbassare le pulsazioni. Provo ad alzare ancora un pochettino questo cavalletto. Come va? Siete vivi ancora? Ok, dai che ci siamo, quasi trovata la posizione, ora della fine dell'allenamento trovo la posizione giusta. Benissimo, ok, è arrivato il momento in cui si fa un po' più sul serio, ok? Allora, l'esercizio è questo, scusate, rimango in squat, l'esercizio è questo, allora, parto all'inizio di ogni minuto. Facciamo 30 secondi di lavoro, 30 secondi di burpees, ok? Allora, ancora vivi, perfetto, ok, ce l'abbiamo fatto. Gambe a fuoco, ottimo, era questo l'obiettivo. Quindi, facciamo burpees per 30 secondi. 10 burpees per me sono già ottimi. Se riuscite a farne di più, tanto meglio. Ma se invece i burpees sono tanti, ne potete fare 5, 4, 6, dovete trovare il vostro ritmo, ok? Abbiamo 30 secondi di burpees, seguiamo 15 secondi di diretti continui, per cui alterniamo le mani avanti e indietro, ok? E continuiamo a portare i colpi, alternando mano sinistra e mano destra. Quello che vi viene, ragazzi, non è tecnica di pugilato, è preparazione atletica, ok? Per cui abbiamo 30 secondi di lavoro, 15 secondi di diretti, 15 secondi di pausa, solo 15 e si riparte. In tutto sono 10 minuti di lavoro, per cui
sperando. Dovete considerare di dover arrivare alla fine, ok? Io non so se siete da soli a casa, se c'è qualcuno che è pronto a sostenervi nel caso sveniate, per cui, allora, non state, chi è allenato sicuramente ce la fa, magari un po' a fatica, ma ce la fa. Io farò fatica. Ok, andiamo con il diretto, bene. Ci siamo ragazzi. Allora, adesso imposto il timer, mi asciugo un attimo. Ok, allora, quindi, ripeto, 10 secondi, 30 secondi di burpees, 15 secondi di diretti, 15 secondi, lo facciamo questo 10 volte. Se ci sono dei pugili che hanno voglia di fare i diretti con dei pesini, potete farlo, non fate pesini, non usate pesini che più maggiori di un chilo, mezzo chilo, un chilo sono più che sufficienti, ok? È impegnativo. Perfetto, ci siamo ragazzi. Allora, pronti? Andiamo con i burpees. Ah, ok, l'ultima cosa. Chi non vuole fare il burpees completo, cioè tutto il piegamento, può anche soltanto rinfermarsi qui. Ok, poi raggiungi, salta. Non penso di dovervi spiegare come fare i burpees, ok? Andiamo. 2, 1, vai! Bene. 3, 2, 1, vai di parti e andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
avanti. Vai, 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 vai. Adesso iniziano a bruciare le spalle, vero? Tempo. Pronti? 4, 3, 2, 1, andiamo! 1, 2, 3, faccio quelli che riesco ragazzi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, non dimenticate di stare sulle punte, dai, 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 tempo, giro di boa. Secondi, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non mollate, sulle punte, tempo, recuperate bene, 3 secondi, 2, 1, vai col settimo giro, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e cambio, vai con i diretti. Vai, 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 vai! Tempo! Mancano 3 giri, Dai che ce l'abbiamo fatta quasi! Pronti? 3, 2, 1, andiamo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai, diretti, forza, forza, dai che si vede la fine. E stop, tempo, scendete le braccia, bel respiro, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
aria, aria bene. Sulle punte. Tempo. Manca l'ultimo. Dai che ci siamo quasi. Recuperiamo, mi raccomando. Resta il timer un secondo. Idratatevi, ce la farò. Faccio passare i battiti. Eccoci qua. Tosto. Giorgia, mia sorella, non ci crede nessuno che l'hai fatto, Giorgia. Anzi, voglio i video. Bene, ragazzi. Sì, è un po' tostino, eh? Il gong è fantastico. Eh sì, bisogna rimanere in tema. Ci siamo, recuperiamo ancora un attimo e poi passiamo al prossimo circuito. Adesso andiamo a recuperare il sovraccarico, ok? Quindi, questi sono chili, sono due bottiglie, due. Se avete qualcosa di maggiore a casa, ancora meglio, ok? Il primo esercizio è questo, torsioni. Allora, faccio fare la torsione il più velocemente possibile e la blocco, non faccio andare il peso indietro, rimango ben aderenti al tronco. Intanto il cane che mi asciuga il sudore, ok? E giro bene, lavorare bene con gli obliqui, ok? Dopodiché abbiamo sempre per le torsioni, questo è un circuitino di torsioni, degli affondi con la torsione, ok? Vediamo se riesco a farvi vedere. Bam, bam. Inchino indietro, ok? E poi facciamo, giusto perché abbiamo le braccia belle morbide, belle sciolte, dei push up con una torsione, ok? Prima a destra, poi a sinistra. Bene? Chiari tre esercizi? Quindi ci siamo, non vedo nessuno che mi dice nulla, ok? Quindi torsioni, gli affondi in obliquo e poi push up con la torsione. 30 secondi per ogni esercizio, ripetiamo gli esercizi due volte per un totale di 3 minuti di lavoro. Siamo pronti, ragazzi? Prendiamo il nostro piccolo sovraccarico. 2, 1, vai! Bene, spingo. Le anche cercano di rimanere dritte. Devo lavorare con il core. Vai, vai, vai. E 3, 2, 1. Vado gli affondi incrociati. Ah? Ah. Bene, eh? Usa sogni. Senza tirare calci ai vostri cani. Bene, giù, appoggio il ginocchio dietro al pavimento,
Più bene, vai, 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 dai, ci siamo, forza. 5. Cambio. Push up, rotazione. Push up e su bene a sinistra e poi a destra. Vai giù. Chi non riesce a fare il push up completo, poggia le ginocchia. Chi non riesce, chi non è sovraccarico, sovraccarico è troppo pesante, lo fa senza. Ok ragazzi? Se volete farlo con le ginocchia piegate, appoggiate così e poi girate. Giù bene? Su, giù, cambio. Se non è, se è troppo pesante, fate semplicemente delle torsioni, ok? Ognuno, mi raccomando, il suo livello. Dai, schiena bella dritta. Faccio lavorare molto bene gli obliqui. Torsioni veloci e le blocco alla fine. Cambio. Affondo incrociati, vai. Bene, dentro. Vai, 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 dai. 10 secondi ancora. Forza. Devo superare i miei limiti, i miei ostacoli, ragazzi. 2, 1. Vai con la pesata e torsione. Giù bene. Giro. Giù bene. Guarda che braccio che va in alto, eh? Giù e su. Giù, su. Giù, su. Forza! Quasi finito il round. Bene. Dai, 5 secondi. E tempo. Ottimo. Recupero, mi idrato, saluto Sonny e lui, sì, sei tu? Ok, dai, dai, che non abbiamo ancora finito, eh? Bene, ci stiamo riprendendo perché siamo morti. Vai, vai. Allora, vi racconto il prossimo round intanto che voi vi riprendete. Ok? A questo punto recuperiamo il nostro sovraccarico. Ora, vorrei quello più pesante se possibile, altrimenti lasciamo quello di prima. Se invece non ce la fa, lo faccio pure senza, non c'è problema. Ok? Io provo a farlo con questo, ma non so se mi reggono. Ok. Parto con il sovraccarico a questa, vado giù, squat e spingo verso l'alto, ok? Spingo direttamente le gambe, cioè sono le gambe già che mi danno la spinta, ok? Dopodiché, allora, mi raccomando, fate un test, perché io l'altro giorno ho provato a fare questo esercizio e stavo per volare a terra, per cui provate quanto il vostro pavimento è scivoloso e quanto le vostre scarpe hanno grip. Per cui salto in avanti e corsa indietro, salto in avanti e scivolo indietro, ok? A questo punto è arrivato, se la recupero, il momento anche della sedia. Scusa Sonia, è arrivato il momento della sedia, perché il terzo esercizio sono i dip, ok? Quindi lavora il tricipite. In questa posizione, cioè con le ginocchia piegate, è più facile. Potete stenderle in questo modo, per farlo capire, ok? E vado giù, ok? Io lo faccio da davanti perché sennò la sedia rischia che mi scivoli indietro. Quindi abbiamo detto squat, spingo, salto e sciaffola all'indietro e dip, ok? Sì, sì, sono bella sudata, fantastico. Sì, seguite il vostro ritmo come vi ricordano i ragazzi di Inferno, eh? Ok, allora, siamo pronti, recuperiamo la nostra sedia, il nostro sovraccarico, ci asciughiamo bene il sudore e partiamo con un altro round.
Pronti? Andiamo. Giù e spingo in alto. Mi raccomando, usate le gambe per spingere. Bene? Spingo. In fuori sedere, mi raccomando, le ginocchia non devono andare in avanti. Cambio, appoggio il peso, salto in avanti e corsa all'indietro, vai, salto, indietro veloce, salto, vai. Indietro veloce, jump, shuffle. Sulle punte, vai, jump, shuffle, jump, shuffle, sedia, mani sulla sedia e scendo giù, hop, 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 faccia a faccia, hop, 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 vai. Chi è più bravo di me, allunga le gambe. Due, uno, torno con il mio peso. Qua. E spingo in alto, vai. Giù, spingo. Giù, spingo bene con le gambe. Bene. Vai. Giù. Vai, giù, vai, giù, vai, giù, vai, cambio, corsetta, saltina corsetta, vai, salto, tre corse indietro, vai, e corse indietro, e corse indietro, forza, vai, e passa indietro, vai, 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 salta il mio ostacolo, vai, passa indietro, sono gli ultimi, forza, ragazzi. Sì, ci vuole un po' di allenamento aerobico, giusto ragazzi? No, no, Danny, non lasciare, non lasciare. Mi raccomando, dai, un respiro in più, una ripetizione in meno e stai con noi. Allora, ragazzi, abbiamo ancora due esercizietti. Ok? Un altro in realtà di defaticamento e poi un circuito per gli addominali e ce l'abbiamo fatta, ok? No, 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 non lasciate. Ok, allora, l'esercizio è questo. Qui ci possono venire in aiuto le piastrelle di casa se le avete, ok? Perché devo avere un punto di riferimento. Vediamo se qua si vede. Allora, faccio l'inquadro ai piedi. È quello che dovete vedere. Ok, allora, riferimento, parto con un piede avanti, non è uguale, e faccio tre volte, si chiamano cambi uguali, uno, due, tre. Alla fine del terzo cambio, qua vi avrò l'altro piede, e faccio una piccola torsione, e ancora, uno, due, tre, e faccio una torsione, punto. La punta di questo piede si chiama perno, ok? Dovete pensare di ballare un po', vedete la donna come gira? Ecco, pensate di avere la gonna e di farla girare un po'. Per cui, tre cambi guardia, uno, due, tre,
e giro. Le mani stanno su, anche se non mi vedete, le mani stanno su. Pam 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 e giro. Facciamo questa cosa per, eccomi, torno qua. Facciamo questa cosa per un minuto, perché all'inizio non sarà semplicissimo fare i cambi guardia. Il verso di rotazione è assolutamente indifferente, ok? Ricordatevi che ogni volta fate il perno sulla gamba opposta. Questo lavoro aerobico o anaerobico? È un po' tutte e due. No, in realtà quello che viene è solo aerobico, ok? Allora, tre cambi guardia, perno, tre cambi guardia, perno. Posso andare sempre nello stesso verso, tanto avrò sempre una gamba diversa che gira, ok? Un minuto di questo lavoro qua, poi abbiamo sulla gamba sinistra, salto e metto i colpi con la sinistra per 30 secondi e 30 secondi con la destra. Un minuto di cambi guardia, 30 secondi destro, 30 secondi sinistro e ripetiamo tutto per due volte, sono 4 minuti totali di lavoro. E forza, dai ragazzi, ci siamo, eh? Ok? Vi inquadro i piedi perché così avete il riferimento. Pronti? 2, 1. Dai, stesse le punte, bam, 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 cambio guardia. All'inizio lo faccio più lento. E poi provo a velocizzare. Sentirete i polpacci, pam pam pam, vai, lento, per chi non l'ha capito, ancora 30 secondi, bam 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 e cambio, bam 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 e cambio, posso girare nei due versi, sentite i polpacci, che bruciano, vai vai vai, non mollate, chi ha capito? E cambio sulla gamba sinistra, diretto sinistro. Saltello sempre, sempre la stessa gamba a terra. Sempre la stessa gamba, lo so che c'è il polpaccio che a terra che sta bruciando. 3, 2, 1, cambio gamba a terra e porto l'altro braccio. Se si solleva la gamba destra, parte il diretto destra e viceversa. Su, bene. Dai, dai. Forza, spingo, lo so che il polpaccio brucia tantissimo, dai,
l'altro braccio, la mano che non colpisce su, attaccata allo zigomo, forza, forza. Vai, vai, vai. Vai, vai. 10 secondi. Dai, è l'ultimo. La parte faticosa è finita. Forza. 3, 2, 1. E tempo. Ok. Ok, ragazzi. Ci siete? Vivi? Ok, recuperate, bevete. Allora, adesso andiamo a terra a fare gli addominali. Se avete bisogno di un tappetino, prendetelo. Io vado pure a terra, lavate il pavimento. Quando ce l'ho qua, abbiamo detto che... Non so più chi sono, fantastica! Ho seguito fino in fondo, chissà chi sarà che lo dice. Ciao, mamma. Benissimo. Allora, ragazzi, siamo arrivati ai crunch. Ok? Andiamo a terra. Recuperiamo il nostro peso, il nostro sovraccarico. Anche qui, in realtà, se volete, potete anche dimezzare. Oppure potete fare finta di avere qualche cosa in mano, ma non avere, ok? È uguale, va bene lo stesso. Adesso mi di nuovo ancora. Ok, allora, ci facciamo. Anche qui sono 3 esercizi da 30 secondi ciascuno. E ripetiamo tutti 2 volte. Abbiamo 30 secondi di plank, braccia tese. Vi chiedo di non rimanere con i sedere lì in su, non fate la piramide. Dovete stire con... i pali verso il pavimento, come se doveste tirarvi verso di voi il pavimento e i piedi verso in avanti. Chi è veramente molto figo e ce la fa può anche mettersi quasi sul collo del piede. 30 secondi di questo lavoro. 30 secondi facciamo sit up, per cui vado giù e vado a toccare le mie caviglie. Quindi vado bene indietro. Fuori l'aria quando salgo e poi lascio il twist, perché con il mio peso sollevo le gambe se riesco, se no le posso pure lasciare a terra, con il mio peso o senza vado a toccare destra e sinistra. Quindi questa è la versione più facile di tutti, un po' più difficile così, un po' più difficile ancora se utilizzo il peso, ok? Quindi plank, sit up e lascio il twist. Ognuno per 30 secondi, lo ripetiamo per 2 volte. Siamo pronti? Ok. Va bene? 3, 2, 1, vai, giù a terra. Come dice la mia amica Silvia, questo è il momento di pensare a tante cose belle. Ok? Posizioni isometriche sono sempre un po' noiose, perché i secondi sono sempre più lunghi. Allora, si pensa a tante cose belle, si pensa a quello che faremo quando usciremo finalmente di casa. Pronti per il cambio? E giù, sedere a terra e vado con i sit-up. Indietro e tocco le caviglie, vai. Inspiro, espiro quando vado su. In, out. In, out. Out, out, inspiro, fuori aria, in, out, vai, cambio, vai con il mio peso, destra e sinistra, appoggio da un lato e dall'altro, faccio lavorare bene, gli obliqui, forza, hop, 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 hop. Hop, hop. Dai, dai.
che bruciano! Dai che sentite l'addome, forza! Dai che stiamo scoprendo la carta buca per quest'estate sul balcone! E tempo! Yeah! Fantastico! Allora, sono andata un pelino più lunga di quello che volevo. Volevo fare un altro giro di addominali, a dire la verità. Noi riusciamo a vedere. Ah, ok. Mi vedete? Ci siete ancora? Allora, spengo il timer. Ci siamo? Allora, spero che siete arrivati a vedermi fino alla fine. Ok, Daniela, grande. Benissimo. Allora, ragazzi, io sarei arrivata alla fine. Vorrei avere un feedback da parte vostra. Vediamo se faccio così. Così riesco ad alzarmi e non continuare tutto il tempo. Ok, Anna, grande. Bene, vedo un sacco di donne. Spero che ci siano anche delle pugili. Magari non hanno fatto l'allenamento. Vanno più avanti guardando la diretta, tanto rimane sul sito, sulla pagina Inferno, lo condividerò anche mia. Bene, bene, bravi ragazzi. Così. Monica, hai vinto il pranzo. Ok, allora io ripeto, ringraziarvi tutti quanti, ringraziare tutto il team di Inferno per avermi dato questa possibilità. Io ripeto, non sono la mia specialità, non sono io CE, ma quando ho fatto molto, molto, molto volentieri. Samuela, io ho fatto gilato, brava, grande. Ok, è solo una Valentina, una matrice, che è stata un'esperienza molto bella, io mi sono divertita un sacco, vedete? Io ho sudato tantissimo, spero anche voi. Volevo salutare, io ma come ci odiamo? Bene, sì, sono le orecchie, domani mi fischieranno ancora un po'. Voglio farvi salutare anche i miei compagni di allenamento. Sono Iena! Che sono i miei compagni di sempre. Venite, venite, venite! Dai che dobbiamo fare un saluto. Ok, questo è Sonia. Vieni qua. E questa è Iena, sono a destra, come la vedete, eccola qua. Iena. Salutiamo, è stata una super esperienza, per chi vuole può fare nuovamente il circuito degli addominali, lo potete continuare a fare finché gli addominali non dire, insomma. La prossima lezione non lo so, cioè, l'anno ovviamente vi dà le possibilità di cambiare allenatori, per cui settimana prossima, insomma, più avanti avrete sicuramente qualcun altro che vi stimolerà in modo diverso. Vedete la mia pagina, poi io faccio il mio lavoro, per cui ci sarà quello. Benissimo, vi ringrazio tantissimo. Se da Inferno mi date l'ok, io passo e chiudo. Vi auguro un'ottima domenica, una buona continuazione di quarantena, continuate ad allenarvi su online, ci sono veramente tutte le i suggerimenti possibili. So che allenarsi da soli non è facile, per cui anche avere qualcuno che attraverso una nostra vincita è una gran cosa, è il meglio che riusciamo ad avere adesso. Teniamo duro. Beh, siete tutti, se vi piace la pagina di Inferno Run, perché vi piace saltare e superare gli ostacoli, se siete pugili, idem. In ogni caso, in generale, amate il vostro corpo, sorridete, cercate di appunto godervi il meglio di questo periodo, cercate di andare sempre un pezzettino avanti, e grazie a tutti e buona domenica. Inferno, se mi date ok io chiudo. Roger. Bene, penso di sì, adesso non so se mi stanno scrivendo da qualche altra... Ciao ragazzi. Sì, la mia pagina ad atleta è Viziato, anche su Instagram mi trovate come si è trovato, non ce ne sono altre, sono unica e inimitabile. Ciao a tutti, grazie.